11 febbraio 1929. La Santa Sede ed il Regno d'Italia siglano i patti lateranensi, con cui si mette fine alla cosiddetta questione romana. Con questa espressione per 60 anni si era indicato il conflitto irrisolto per la sovranità su Roma, strappata al Papa con la nascita dello Stato unitario dopo la breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, data in cui le truppe dell'esercito unitario erano entrate nella capitale. La storica firma viene apposta dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri e dal presidente del Consiglio Benito Mussolini. Le trattative tra le due parti erano iniziate nell'estate di 3 anni prima, nel segreto più assoluto. Nei patti, chiamati Lateranensi dal nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano, in cui gli accordi vengono formalizzati, la Città del Vaticano viene riconosciuto Stato sovrano e indipendente. Viene assicurato il libero potere spirituale della Chiesa e la libertà di culto, riconosciuto il carattere cattolico dello Stato italiano, stabilita l'obbligatorietà dell'insegnamento della dottrina cattolica nelle scuole, statuiti gli effetti civili del matrimonio canonico. 2 giorni dopo, ricevendo in udienza professori e studenti dell'Università Cattolica, Pio XI fa riferimento a Mussolini come un uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare e definisce l'accordo uno dei migliori firmati dalla Santa Sede per aver ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio. Il 18 febbraio 1984, 55 anni dopo, il cardinale Agostino Casaroli e il presidente del Consiglio Bettino Craxi firmeranno la revisione dei patti con l'accordo di Villa Madama, dando allo Stato italiano e alla Santa Sede un nuovo concordato.